la nostra schiena e cerchiamo di evitare situazioni del genere, anche, fossero anche simulate. Posso chiederle che tipo di comandante spera di essere in futuro? Ma io spero di essere esperto, responsabile e anche fortunato. Stessa cosa, di avere molto giudizio, professionalità e mai dar nulla per scontato. Diciamo, che serve molta esperienza, quindi parlare adesso è anticipato, però per parlare di esperienza si può andare abbastanza lontano, secondo me. Qual è la cosa che vi ha colpito di questa vicenda? Il fatto di vedere comunque una nave di tutte dimensioni, avvicinarsi comunque così alla costa, i problemi che sono sorti dopo e tutto comunque la situazione che si è andata a creare. Non l'abbandono da parte del comandante dell'ufficio. Per me anche quello, sinceramente, l'abbandono che c'è stato e comunque... Ma sì, viene insegnato questa storia del comandante è l'ultimo ad abbandonare la nave. Sì, certo, è una cosa conosciuta e... Certo, sappiamo tutti, in teoria il comandante dovrebbe essere l'ultimo. Ma c'è in pratica? In pratica... Guardate, un essere umano, quindi può succedere che scenda prima, ma non dovrebbe succedere.